nello splendido loggiato del Genga nella prefettura di Pesaro Urbino. Questa mattina 47 sindaci del territorio della provincia di Pesaro Urbino hanno sottoscritto il patto per l'attuazione della sicurezza urbana, frutto della legge Minniti, un patto di collaborazione tra istituzioni e territorio sul fronte della sicurezza passiva. Sentiamo le parole del prefetto al suo arrivo qui poco prima della sottoscrizione del patto. Ci sono una serie di finalità. In questo momento noi ci troviamo in un patto che è finalizzato a combattere in qualche modo la criminalità diffusa e predatoria attraverso lo strumento della videosorveglianza con un contributo statale. Contributo statale che viene elaborato, diciamo, sulla base di alcuni criteri che sono stati fissati il 31 gennaio e che vede l'impegno che vengono a sottoscrivere oggi, l'impegno a formulare da parte dei sindaci dei progetti di videosorveglianza. Sulla base delle risorse disponibili, che sono circa 37 milioni di euro per tutti i comuni d'Italia, ovviamente si formerà una graduatoria e lo scopo è anche questo, stimolare i nostri a lavorare il meglio possibile per cercare di collocarsi in questa graduatoria e avere una quota di finanziamento. I sindaci ora avranno 60 giorni di tempo per buttare giù un piano della sicurezza, poi ripresentarlo qui in prefettura, dopodiché si accederà ai fondi appunto annunciati prima dal prefetto che permetteranno di contrastare sul fronte della videosorveglianza l'accesso alle nostre città da parte di chi voglia compiere atti delittuosi. E le telecamere di sorveglianza con l'attuazione della metodica del Vista Red, del Targa Red, insomma, per controllare appunto la viabilità, è un importante presidio per la sicurezza di tutti. Le città in questo modo verranno come circondate da un alone di sicurezza. Sentiamo i sindaci. Noi vorremmo estendere questo servizio di videosorveglianza guardando agli accessi da nord, perché quelli da sud li abbiamo già sotto controllo, una zona come quella di Sant'Orso che ancora è scoperta, per migliorare questo servizio. Però l'aspetto importante è che queste azioni si devono unire anche con altri interventi, penso anche alla riqualificazione di alcuni spazi della città, l'illuminazione, che rendono meno fragili alcune zone che anche in questi periodi nella storia recente hanno visto anche episodi di microcriminalità. La sicurezza è un tema che appunto viene coordinato dalla prefettura e gestito dalle forze dell'ordine, ma i comuni possono collaborare, fare tanto e aggiungere in questo modo con la loro collaborazione un di più di attenzione a questo tema così delicato, così sentito da tutti i cittadini.